siamo a Firenze in occasione dell'edizione 2016 del convegno Farmacista Più. Tutte le novità, le decisioni politiche anche che verranno prese sulla sostenibilità del sistema sanitario. E proprio di questo se ne è parlato oggi in un importante incontro, un importante simposio. Noi abbiamo il piacere di parlare con il professor Del Vecchio proprio di questa importanza strategica che avrà anche la farmacia in questo momento. Allora, partiamo da principio, professore. Quali sono le giuste mosse da fare per cercare di ottenere una sostenibilità del sistema sanitario nazionale? Le soluzioni sono abbastanza conosciute e il problema è che sono difficili da attuare. Noi dobbiamo spostare le cure dall'ambito ospedaliero più costoso all'ambito territoriale. Dobbiamo prendere atto che il modello della malattia acuta che ha dominato finora è stato sostituito dalla malattia cronica e dalla multipatologia, e questo vuol dire spostarsi dall'ospedale al territorio. Ci sono stati proprio dei dati, insomma dei parametri che avete valutato in questa fase di spostamento. Ci può dare proprio dei numeri che contano, insomma, in questo ruolo? Questo passaggio dall'ospedale al territorio è la presa d'atto del fatto che noi abbiamo un 4% di popolazione che è non autosufficiente e un 30% della popolazione che soffre di patologie croniche multiple, che vuol dire che quel pezzo della popolazione assorbe da solo l'80% delle risorse, e quindi a quella popolazione noi dobbiamo dare risposte, dobbiamo seguirla nei suoi percorsi di patologia, che sono percorsi cronici, quindi sono consumi costanti di servizi e beni sanitari. Senta, in questo scenario qual è il ruolo che rivestirà e sta anche già rivestendo la farmacia? È evidente che la farmacia in questo passaggio dall'ospedale al territorio è ben posizionata, almeno potenzialmente, perché è diffusa nel territorio, è il luogo dove molte persone si rivolgono a trovare risposte ai loro bisogni di salute in termini di beni. È evidente che questa opportunità va colta, ma va concretizzata con dei dati di fatto, che vuol dire la trasformazione della farmacia da un luogo di semplice dispensazione di servizi da esercizio commerciale a una farmacia che sia ricca di contenuti professionali in relazione ai bisogni della popolazione.